Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Saints Row. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con il nostro quartier generale, appena preso e appena creato il nome, Saints. E qui, abbiamo già la risposta. I Saints non esistono, o meglio, ci sono tante reference, tipo il Saints Flow, il simbolo dei Saints, che va bene, è un simbolo presente oltre ai Saints Roma, esiste già, ma è il loro simbolo, ma soprattutto tanti piccoli richiami, Killbane, i Ronin, appunto il Saints Flow, Gat sulla pistola, cioè potrebbero essere solo richiami, uno pensa, ma io penso anche che potrebbe esserci qualcosa dietro che ancora non sappiamo. Comunque, vediamo qual è la nostra prima missione e abbiamo dei vantaggi nuovi, vediamo quali sono. Allora, mi servono 10.000 dollari, paga per acquistare questo slot. Va bene, dai. Ok, abbiamo già due slot. Abbiamo, quando manchi il bersaglio di poco, il turbo del veicolo lo stai guidando dura di più. Quando stai per morire puoi correre più velocemente, ci sto. Ed infine, ci sono, ok, questa è una cosa interessante. Abbiamo sezioni diverse, tipo questa che stiamo per sbloccare, è viola. Ok, interessante, va bene, queste due non mi dispiacciono. E la missione di oggi è arredamento di classe e sparare merdate. Arredamento di classe mi piace di più per ora. Arredamento di classe, ci serve il cannone, 2500 dollari. Vai alla chiesa. Fatto. Ehi, Kev. Bello il tuo nuovo tatuaggio. Can't wait to decorate. I've got a list of stuff that'll really complete the vibe. Tipo il cannone. We ain't exactly got the budget for home decor right now. È per quello che lo rubiamo. There's a nice cheap way. Come with me to Fort Cullen and I'll show you. Va bene, andiamo. There's a bunch of cool collectibles around town that would look amazing in the church. All we have to do is find a thing we want, snap a picture, and boom, it'll just show up there. Certo. Really? How does that work? It works. Yeah, but how? It just works? Don't overthink it. Do you know someone with like a 3D printer or something? I do, actually. Remember Teddy? Your ex? The guy with the ponytail? Other ex Teddy. The woman with the mohawk? Ah, okay. L'altro Teddy. Allora, che cosa abbiamo qui, quindi, fotografare il cannone che dicevo poco fa. Allora, facciamo così. Allora, dov'è l'entrata? Eccoci qua. Un bellissimo posto, molto, devo dire, vintage per i nostri gusti, E ci sono gli idols, ovviamente. Ehi, Kev, i tuoi vecchi amici, posso sparargli? Va bene, non facciamo cazzate. Scattiamo la foto. Forse right, da davanti. So here's how it works. Ah no, ok. I think the Western Golden Cannon would rock at the church. Just take a picture of it. Ecco fatto. Troppo vicino. All right. Ecco fatto. Let's head back and see what we got. So, Teddy. She was cool. She still is. I was thinking maybe next time we do a karaoke night, I'll invite her. Unless she's back with Melissa, of course. Allora. Melissa. She has a good heart. Dai su Kev, sei lento. Vediamo allora come è uscita. Vediamo il lavoro fatto da Teddy. Cosa dobbiamo fare? Mandarglielo via computer? Ovviamente. Perché dovremmo mettere un cannone qui, Kev? No, è orribile. Però c'è il simbolo dei Saints. Ah, tutto qui, cioè, era la missione, sostanzialmente, tutto quello che ti piace, vai, fotografalo e l'avremo in casa. App dei collezionabili. Oh, vabbè Kev, ti ringrazio, allora a questo punto provo ad andare a fotografare qualcosa. Tutti al riparo. Cos'è, una nuova abilità? Lancia un dispositivo anti-uomo esplosivo. Oh, va bene, meglio della granata nelle mutande. Tanto non funziona, quindi. Allora, vediamo i collezionabili. Allora, avevamo visto l'armadillo. C'è la sezione piccoli, medi, grandi e muro. Aspetta, per il muro. Ma ok, no, per un attimo.
attimo ho pensato che anche il serpente ci poteva stare. Stiamo tremando. Perché stiamo tremando? Ma siccome questa è una cosa meno importante, io direi di fare Fast e Furious. Realizza il sogno d'infanzia di Kev. Probabilmente mi avrebbe chiamato. Kev, sono qui, aspetta un secondo. Fermi tutti. L'ho già modificata questa cosa e questa cosa mi sta facendo impazzire, ti giuro. Io sta cosa qua dell'opacità l'ho tolta. Non la voglio, non mi interessa. Voglio i sottotitoli bianchi. Kev, sono qui. Che cacchio vuoi, scusami. Quella è la tua cucina, lo so. We need to get over to FB's ASAP. They're re-releasing the Mecha Burger. The what? Mecha Burger. Don't you remember? It looks like a hamburger but turns into a robot. Limited edition re-release, let's go. Andiamo allora, andiamo a comprarlo. Prendiamo questa macchinina appena riusciamo ad entrare. Dai, Kev. Bella sta musica. You know, I think I had a Mecha Burger back in the day. Everybody had one the summer I was 9. It was the most popular kids meal toy ever. Ah, beh, allora. And you want to relive your childhood? Sure. No problem. Beh, scusami, perché non dovrebbe? Ed eccoci arrivati. Cacchio. They're all here for the Mecha Burger? Don't matter if they are. We can just muscle up to the head of the line. Allora, facciamo gli stronzi, come è giusto fare in questi casi. Forza, forza, via tutti dalle scatole. Bravo. Welcome to FB's, can I take your order? Yes, hi. May I please have a chicken brat box meal with a Mecha Burger toy? In purple if you have it. We're out of Mecha Burgers. Oh, shit. No. Well, there's another FB's in Marina del Lago. Let's try there. Quanto ci fai che non ce ne sono più? Sono già finiti e una delle missioni tipo saranno gli idols che li hanno comprati tutti perché sono fighi. If the Marina's FB's is also out, the next closest is a Mercado. And there are two in the flats, but we should try Mercado first. Dai, va bene. Sicuramente l'ultimo ce l'ha il Mercado. Oh, I didn't have an old one. I never got one when I was a kid. It came out when I was in foster care, so, you know. Oh, right. Let's get you a fucking Mecha. Oh. Allora, una cosa che mi piace di questo centro è il rapporto interpersonale fra i protagonisti, diciamo. What the hell are the idols doing here? Porca troia, se lo sapevo che non c'erano gli idols. Well, they're between me and my kid's toy. So let's fix that. Ecco fatto. Aia. Stronzetto. Maleducato. Ecco fatto. Aspetta. Prendo l'accetta. Faccio prima e soprattutto non spreco munizioni. Ecco fatto. Aspetta. Ah, lui è un poliziotto. Bene, bene, bene. Vieni qui tu. Bella l'animazione. Aia. Ti saresti fatto malissimo con quel casco. Allora, è troppa di... Minchiona, che male. Mi ha bloccato tipo in una combo. Aspetta. Ecco fatto. Ma stai zitta, cretina. E smetti di farti flash deficiente. Dai. Ecco fatto. Ecco fatto, vieni qui. Quanto mi state sul coglioni voi che gli fate i selfie. Let's get my Mecha Burger. Aiaiaiaiai, aspetta, aspetta, aspetta. Ho bisogno di ricaricarmi la vita. Mi ha fatto molto ridere il tutto. Ecco fatto. Mi ha fatto davvero molto ridere. Ci date il Mecha Burger, per favore? Hey, a friend here needs a chicken kids meal with a Mecha Burger toy. In purple. They're all gone. In purple. The horrible people in pink stole the entire shipment. They said something about striking a blow. Lo sapevo. Dannazione. Fucking idols. They really are. Porca troia, se lo sapevo. Taking joy from children. Fuck children. They took joy from you.
Pokémon. Esatto, ed è la cosa più importante. Fanculo i bambini. Anche se una volta eri tu un bambino nell'orfanotrofio, adesso non lo sei più e quindi tu avrai il tuo Mecha Burger. Adesso andiamo lì e li sfondiamo, sti merda. There they are. Get them to pull over. Sure, whether the ram. Fermati. Whatever. Just don't blow up the delivery car. Che è successo? Credo che la missione non fosse farla cappottare. O forse sì, chi lo sa. Che è successo? Il carico è distrutto, lo sapevo. Mi dispiace, non volevo. Devo solo inseguirlo. Sali. They took joy from you. Buckle up. Inseguiamo quella macchina stavolta senza farla cappottare. There they are. Get them to pull over. Not sure whether to ram or shoot. Ecco fatto. Don't blow up the delivery car. Va bene. Cerchiamo di non farla saltare in aria. Ecco, una cosa che vorrei capire. Come faccio a cambiare... Just don't destroy the Mecha Burgers. Come faccio a cambiare arma quando sono... Ah, giusto, aspetta. Così. No, così ho fatto una cazzata. Volevo cercare di cambiare arma, ma non capisco come dovrei fare. Col cerchio no, con la X sgommo. Ma vai via. Efficiente. Ma dove cacchio lo state Beh, fanculo. Dovevo solo farlo fermare, io pensavo dovessi inseguirlo. Stavolta cerchiamo di farlo fermare senza distruggerlo. Che in realtà... There they are. Get them to pull over. Not sure whether to ram or shoot. Ce l'avevamo già fatta all'inizio se non fosse che la macchina si fosse cappottata. Vediamo se riesco a bucargli le ruote almeno. Beh, no, non si è fermata. Speravo che andare contro il muro avrebbe funzionato. Vieni qui. Ti buco le ruote. Fermati. Oh, direi che è andata, no? So much easier when I can use a rocket launcher. Ecco fatto. Macchina, fermati, fermati. E se me lo fa fare. There, you are now the proud owner of 500 limited edition mech. E per ora li vuoi regalare ai bambini, esatto. Maybe sometime you could help me bring the rest down to the county orphanage. Lo sapevo. Absolutely. I wonder if I still have that old Santa Claus costume somewhere. Ain't that costume got a shirt? Not when I wear it, baby. Fast food use. Beh, che dire. Non è stata male come missioni. Abbigliamento Dillon Francis e Triple Red. Up playlist. Oh, non male. Potenziamento arma amico Kev ora usa un mitra. Vabbè, dai. Non è andata male, pensavo peggio. Beh, che dire. Kev è una persona molto particolare, però gli si vuole bene a modo suo, dai. Allora, credo che ci siano tutte queste missioni che sono per i compagni, quindi tipo adesso tocca a Ellie e Lai. Il prossimo probabilmente sarà Nina, allora. Quindi, signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito come assolutamente seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!